Insomma, anche questa volta la politica scava solchi profondi tra israeliani e palestinesi. Ed ora ci spostiamo in Cisgiordania, a Beit Jalla, nella zona B, un'area che secondo l'accordo di Oslo II è sotto il controllo congiunto di Israele e autorità palestinese. Se i leader religiosi si sedessero insieme e non lasciassero fare alla politica, forse qualcosa di buono accadrebbe. La voglia di conoscere l'altro e la necessità di una pace attraverso la fede fa incontrare qui autorità islamiche ed ebraiche, sheikh e rabbini, e persone interessate al dialogo attraverso la fede. L'Interfaith Encounter Association è stata fondata 14 anni fa con l'idea di usare il dialogo interreligioso per creare ponti tra le comunità religiose. Dopo la seconda intifada abbiamo capito che gli accordi tra i governi non sono sufficienti in un contesto come il nostro, perché siamo dei vicini. Prima di tutto dobbiamo costruire legami tra le persone e le comunità. E quando queste relazioni saranno buone, solo allora potremo pensare a una soluzione politica duratura. Non è da molto che ci incontriamo, ma siccome i nostri politici, i nostri leader palestinesi stanno affrontando molti problemi con i politici israeliani, noi religiosi facciamo sentire la nostra voce per delle rivendicazioni comuni e cerchiamo di trovare una soluzione. La religione è stata motivo di molti conflitti, ma la religione può anche essere parte della soluzione. Credere in Dio può separare le persone, ma può anche unirle. Se noi pensiamo che il mio Dio sia diverso dal tuo, credere in Dio ci separerà. Ma se amiamo e serviamo lo stesso Dio, questo ci porterà a essere uniti. E quando incontri le persone, senti questa vicinanza nel cuore, senti questa passione nel servire Dio, e diventa naturale essere insieme ed essere uniti nel nostro credo. Si tratta di un dialogo a diversi livelli. Attualmente sono una settantina i gruppi che si incontrano, donne, giovani, religiosi, una rete che allarga le sue maglie e arriva dove la politica non può o non vuole arrivare. L'Islam e l'ebraismo non condividono gli stessi testi sacri, ma in questi libri ci sono molte storie e molti significati simili. Quello che hanno in comune è il modo di intendere la fede. Non so come dire. Entrambe sono religioni che guidano la vita quotidiana nel dettaglio. Islam e ebraismo guardano il mondo con gli occhi di Dio. E per alcuni aspetti sono simili, per altri differenti. E le discussioni che qui abbiamo sono molto tranquille, interessanti. Qui il conflitto è politico, non religioso. Ognuno tira la religione dalla sua parte, perché la religione è potente. Ognuno vuole che questo potere sia dalla sua parte. La nostra associazione vuole usare questo potere per costruire ponti.